La piscina di Via Roma da venerdì si chiamerà Colze Martini, in ricordo di Eleonora e Samuele, due giovani giocatori di pallanuoto morti tragicamente. Oltre alla targa verrà anche inaugurato un bassorilievo realizzato dalla scuola di Vaianella, che ritrae i due giovani in piscina, luogo dove hanno passato tante ore ad allenarsi. È difficile da spiegare a parole perché è un turbinio di emozioni. Sono appunto 3 anni che Samu ci ha lasciato e fin dai primi momenti si è parlato di questa cosa, di questo evento che sarebbe potuto accadere, ma insomma, fino a che appunto non c'era, diciamo, l'ufficialità, era un sogno e fino in fondo non ci credevo, ecco. Ora ci siamo e l'emozione è tanta, è indescrivibile, rappresenta anche un po' la chiusura di un cerchio, la chiusura di un percorso e la riapertura, perché comunque il nome appunto rimarrà per sempre, una cosa che penso sia il giusto merito a Samu e ad Eleonora. Dopo la cerimonia prevista per le 19, la nazionale di pallanuoto femminile, medaglia d'argento alle Olimpiadi, e quella universitaria si affronteranno in una partita amichevole. Intanto a Prato l'amministrazione comunale continua ad investire nel settore nuoto. E gli investimenti continuano su Via Roma, a breve partirà appunto la piscina riabilitativa, proprio lì accanto all'attuale piscina. Abbiamo intenzione di intervenire proprio sullo spazio bimbi della piscina Via Roma stessa, riqualificazione energetica di tutte le altre piscine ormai in fase di arrivo e soprattutto qualcosa più di un'idea sulla piscina olimpionica su cui stiamo lavorando.